Una marcia silenziosa, un fiume di gente che idealmente si è stretto attorno al dolore della famiglia di Nicola Pizzi, esorcizzando una tragedia, quella che martedì ha scosso l'intera comunità di Margherita di Savoia. L'omicidio del 53enne Nicola Pizzi, colpito a morte con una coltellata alla gola dalla sua ex moglie Maria Ripalta Montinaro, di 48 anni. Giovedì sera più di un migliaio di persone hanno attraversato in silenzio il centro della città. Una fiaccolata che è partita dalla chiesa dell'Addolorata e si è conclusa davanti a quella del Santissimo Salvatore, facendo tappa davanti al luogo della tragedia. Quella fioriera in via Frontino, ricoperta di candele e mazzi di fiori. Qui è caduto, secondo le testimonianze, Nicola Pizzi, e nello stesso luogo è stato vissuto il momento di preghiera più intenso della serata, con il dolore inconsolabile dei familiari della vittima. Il silenzio che ha accompagnato la fiaccolata è lo stesso chiesto da Don Matteo Martire, parroco del Santissimo Salvatore, alla comunità salinara. Sì, devo dire con molta amarezza che purtroppo sui social a volte si scatenano giudizi veramente fuori luogo. Allora è meglio zittire, è meglio fare silenzio, è meglio pregare, senza sentirci noi giudici di nulla, ma lasciando al Signore di giudicare. E come dicevo prima, a noi compito di stare accanto, di donare quella che è la consolazione di Dio e che per noi credenti è fondamentale, perché Gesù ci ha consolati. Gesù è stato accanto sempre a chi soffriva, a chi era ultimo, a chi era nel dolore, a pianto dinanzi alla morte dell'amico Lazzaro, a pianto quando ha visto quella donna vedova che portava alla tumulazione un unico figlio. E anche noi abbiamo le nostre lacrime, come dice il Papa, le lacrime sono poi gli occhiali per vedere meglio la gloria di Dio e la sua vita nuova. Noi attendiamo la risurrezione non solo nell'ultimo giorno, ma preghiamo perché tutti coloro che sono colpiti dal dolore in questo momento possano risorgere a vita nuova. Sul fronte dell'inchiesta si attende l'esito dell'autopsia sul corpo di Nicola Pizzi per accertare se sia stata letale la coltellata alla gola. Solo dopo l'esame autoptico il magistrato potrà autorizzare la celebrazione del funerale.